Ciao ragazzi, in questo video vi presentiamo come poter configurare il telecomando di Sky da Bluetooth a infrarossi. Questo vi servirà quando dovete fare la famosa procedura con il Broadlink per poter connettere il Broadlink appunto con Sky, perché se dovete configurarlo il Broadlink prende solo gli infrarossi. E quindi dovete semplicemente switchare questo per far sì che i comandi che poi impostate digitando li prenda direttamente il Broadlink. Ma prima di questo vi invitiamo ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e a lasciare un bel mi piace. e lasciare anche un bel mi piace. Prima però ancora di tutto questo, lanciamo la nostra sigla! Come procedere? Prendete il vostro telecomando e tenete premuto contemporaneamente il tasto 4 e 6 per passare all'infrarosso. Quando lampeggia la lucetta rossa, vuol dire che il telecomando ha preso il comando di infrarosso. Questo vi disabilita su Sky il comando vocale. Esatto, se avete fatto giusto, ve ne accorgerete perché provando ad attivare il comando vocale col pulsantino laterale del microfono non deve funzionare. Facciamo la prova. Lego Master. Niente, non si attiva nulla sul televisore, quindi ha funzionato la procedura. A questo punto non vi resta altro che configurare tutti i tasti che volete con il vostro Broadlink. Finita la procedura, si deve ritornare al Bluetooth. Tenete premuti i tasti 1 e 3. Vi partirà sul televisore la richiesta di configurazione del telecomando di SkyQ. Voi seguite tutta la procedura e ritornerete alla modalità precedente. Vi comparirà questa scritta sul televisore, seguite le indicazioni, quindi continua. Qui vi chiederà di configurare il telecomando inserendo la marca del televisore. Nel mio caso è un LG, quindi scorrete fino alla lettera L. Date l'ok col tasto centrale, vi spostate sulla destra, selezionate LG e qui vi dice: se non conosci il codice del modello, seleziona l'opzione cerca. Noi selezioniamo cerca. Ci chiede di fare una prova col volume, funziona, quindi diciamo funziona? Sì. Controlla anche l'home theater, io non ho nessuna cassa home theater collegata, quindi no. Il telecomando è stato configurato, inizia e adesso facciamo la prova. Lego Master. Ok, come vedete il comando vocale funziona, quindi la procedura di riconfigurazione su Bluetooth ha funzionato. Il video è molto veloce perché è molto semplice, come avete potuto vedere la configurazione è veloce. Vi mettiamo qui in alto la scheda che vi riporta al video dove si connette il Broadlink direttamente col vostro dispositivo Sky, col decoder. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!